Amiche e amici, ciao a tutti. Oggi in onda con Mario Agnelli, sindaco di Castiglion Fiorentino, un gran personaggio al suo terzo mandato da sindaco. Lo avremo a bordo, intanto benvenuto. Ma grazie di questo invito, proviamo anche questa esperienza oggi con Massimo. E allora non ci resta che andare a bordo della nostra onda e partire. Che però parte praticamente da in maniera molto ecologica e non si riesce mai a capire quando siamo in moto. Sono oramai abituato ancora al motore. Ma te ti sei adeguato tecnologicamente e soprattutto dal punto di vista ecologico, Mario? Ma sono un po' restio, in ogni caso ho avuto le prime esperienze di auto elettriche, auto ibride, e devo dire che sul piano delle prestazioni sono anche veramente interessanti. Mi ostino a rimanere un po' un tradizionalista anche da questo punto di vista, quindi nonostante l'avvento di questi nuovi, di queste nuove tecnologie, mi piace sentire il rumore del gas tradizionale e dell'acceleratore della macchina, ecco, diciamo così. Addirittura alcuni veicoli lo simulano, no? Il rumore del motore, perché sarebbero così silenziose che sarebbero anche difficili da avvertire per piuttosto che per un pedone, anche per un ciclista, una macchina che arriva da una macchina elettrica. Poi l'Italia è per tradizione il paese del motore a scoppio. Le macchine, insomma, le tradizioni, Ferrari, Lamborghini, la vecchia Alfa Romeo, insomma. Anche il Landini testa calda. Effettivamente c'è questo legame con le macchine e con i motori tradizionali qui da noi, ma in generale in Italia. Poi chi lo sa, il futuro sembra impostato verso questa direzione. Ancora ho delle riserve, in ogni caso tutto ciò che fa bene all'ambiente e che fa bene anche alle tasche, perché magari fa risparmiare i consumatori piuttosto che gli utenti, bisogna prenderlo in seria considerazione in questi tempi, anche perché insomma non è molto lontano quando abbiamo vissuto nel periodo della guerra il caro energetico che si è riversato anche sui costi dei carburanti e di tutti i trasporti. Ma un'impennata pazzesca. Un'ennesima, probabilmente anche bolla speculativa, non si sa fino a che punto, ma che insomma aveva messo in difficoltà famiglie per il riscaldamento della casa, trasporti per la consegna delle merci. E quindi sono situazioni che portano a dei sconvolgimenti. Adesso con queste giornate di caldo si potrebbe anche aggiungere che saltano i generatori di corrente, saltano l'alimentazione perché c'è magari un picco importante, no? nelle utenze. Anche questo è un fenomeno che si vive da alcuni anni a questa parte, tutti i condizionatori accesi. Quindi anche perché noi in Italia abbiamo un deficit energetico per quanto riguarda l'energia elettrica. Stiamo pagando, ma qui ora non è che voglia fare polemiche su certe scelte, però insomma stiamo pagando così la campagna antinucleare che poi ha visto l'Italia rispetto agli altri paesi d'Europa. Voglio ricordare insomma la Francia, la Germania, tanto per ricordarne due, ma insomma ci sono dappertutto. Ecco, loro sono praticamente quasi indipendenti, noi purtroppo dobbiamo comprare energia elettrica da chi ha le centrali nucleari. A me sembra una contraddizione. Il bello è che ce l'hanno i paesi confinanti con l'Italia, come dicevi, quindi insomma si tocca un argomento, anche quello della Comunità Europea,
con tutti i risvolti che a volte è pieno di contraddizioni. E quindi speriamo che anche con questa nuova legislatura in Europa noi non solo possiamo contare qualcosa, come si dice, ma io direi soprattutto non subire tutto, ecco, a partire dalle questioni legate ai cibi, ai prodotti italiani, dell'agricoltura, si parla di cibi sintetici, si parla di tutta una serie di novità che probabilmente non favoriscono l'Italia. Quindi vediamo di farci rispettare in modo adeguato. Io parlo in generale da tutti i rappresentanti nel Parlamento europeo eletti, Salis compresa. Ecco, se... Tocchiamo la nota dolente. Una cosa un po' particolare. Questa, guarda, io ho preso una... Allora, faccio una piccola premessa, però voglio... La faccio perché... Il protagonista di questa trasmissione sei te, non ti voglio assolutamente rubare la scena, però ho preso posizione a favore della Salis, che a me dal punto di vista politico non sta particolarmente simpatica, no? Io sono contro ogni estremismo, sia di destra che di sinistra, certi atteggiamenti danno enormemente fastidio, però vedere una cittadina italiana incatenata per un anno e mezzo per una rissa, poi alla fine era un motivo politico, era una cosa inaccettabile. È altrettanto inaccettabile che per liberare una persona detenuta per una sciocchezza che in Italia, insomma, in mezz'ora sei fuori dalla questura, allora si debba eleggerla al Parlamento europeo. Ecco, questa è una contraddizione che attira con sé un'altra contraddizione. Non so cosa ne pensi. Da bravo giornalista ti sei fatto la domanda e ti sei dato la risposta. Non è un atteggiamento da bravo giornalista, per la verità. Perché semplicemente. Perché bisogna fare le domande, non dare le risposte. Però io dico che semplicemente, insomma, non è che ora uno deve aspettare le elezioni europee tra 5 anni, così sapendo che c'è magari uno ha qualche problemino con la giustizia internazionale. Chiede, scusate, mi potresti candidare così io esco di carcere e vado a rappresentare gli interessi del nostro paese. Detto questo, io prima ho detto a te, speriamo che i nostri eletti nel Parlamento europeo, Salis compresa, difendano gli interessi degli italiani. Ma non c'è solo da difendere, a volte c'è anche da proteggere. C'è anche da far valere le nostre ragioni, ma noi sul cibo da chi dobbiamo essere rappresentati? Noi siamo forse probabilmente da questo punto di vista, da quello turistico, noi siamo un punto di riferimento nel mondo e in Europa. E se i turisti vengono da noi, vengono per le caratteristiche del nostro paese, anche per i nostri disagi, perché insomma noi siamo quelli che abbiamo arterie viarie non ancora all'altezza, abbiamo un trasporto ferroviario che non è ancora sui massimi livelli, abbiamo tante lacune infrastrutturali, però ogni fece da vedere, perché a fronte di tutto questo riceviamo una mole significativa di turisti da tutto il mondo, non è che vengono qui per soffrire, vengono qui perché sanno che in Italia si può stare bene, vivere bene, si può mangiare bene e si può vedere delle bellezze che in nessun altro posto del mondo probabilmente si trovano così concentrate in poco tempo. Io credo che i tesori che abbiamo noi in Italia non hanno paragone al mondo. Sono assolutamente d'accordo con te e a forza di conoscere questi tesori, io sono il sindaco di Castiglione Fiorentino, una cittadina che definivamo noi castiglionesi, una città tra Arezzo e Cortona, no? Perché? Perché magari erano i poli di interesse, di attrazione maggiore e magari saltavano a piè pari borghi più piccoli come il mio, come quello di Lucignano, di Marciano, piuttosto che Monte San Savino, e poi scopri che i turisti, continuando a venire in Italia, apprezzano, oltre i grandi centri, Firenze sicuramente una capitale mondiale del turismo, la stessa Siena, Arezzo,
eccetera eccetera, ecco, finisce che i cosiddetti centri minori o borghi minori sono una piacevole scoperta anche per i turisti. Io in questo ci metto anche Arezzo. Arezzo in questi anni ha avuto sicuramente un grande salto, un'impennata dal punto di vista turistico indiscutibile. Evidentemente anche la posizione in cui si trova. Io stesso dicevo, nei primi anni del mio mandato a sindaco, venite a Castiglione Fiorentino, siamo a 10 minuti da Arezzo, 10 minuti di un quarto d'ora da Arezzo, 10 minuti da Cortona, un'ora da Firenze. Cioè, come se dicevo, venite pure a Castiglione Fiorentino, ci dormite e poi tutti i giorni andate in giro a vedere qualcosa. Bene, oggi siamo nella condizione di dire venite a Castiglione Fiorentino, potete fare anche delle escursioni nei paesi vicino a Castiglione Fiorentino, ma potete stare anche in questi centri della Val di Chiana, dove sostanzialmente c'è tutto, oramai c'è tutto, quello che magari chiede il turista, no? Che chiede relax, chiede il benessere, chiede il paesaggio, chiede la buona tavola. E noi siamo fortunati perché evidentemente se arrivano turisti da tutto il mondo e con questa mole di numeri vuol dire che abbiamo qualcosa da offrire. Non è che cala niente dall'alto, insomma, ti sei dato da fare, insomma, ti sei rimboccato le maniche, perché c'è dietro un lavoro di valorizzazione. Io credo di aver onorato e rispettato anche il mio impegno nei confronti dei cittadini in queste, oramai possiamo dirlo, 3 elezioni amministrative a Castiglione Fiorentino, dove il salto dal punto di vista turistico è dato dai numeri. Perché ricordo che nel primo anno del mio mandato c'erano 45.000 presenze di turisti durante un anno, nel 2023, certificato dalla tassa di soggiorno, abbiamo avuto 145.000 presenze, quindi un aumento di 100.000 presenze. Merito del sindaco, merito dell'amministrazione comunale? Io dico di no, io dico che c'è un contributo anche dell'amministrazione comunale. Il sindaco sicuramente con il suo gruppo di lavoro, gli assessori, si è dato da fare. Bravi sono stati anche i castiglionesi, i cittadini che hanno saputo offrire un prodotto anche all'altezza. Poi da solo non basta, se tutto funziona perfettamente in rete, come si dice, riusciamo a fare tutti la nostra parte, i risultati arrivano. Questo è successo a Castiglione Fiorentino oggi. Lo ricordo con orgoglio, dopo Arezzo, Cortona, in provincia il terzo comune per presenze turistiche è Castiglione Fiorentino. Senti, te sei al terzo mandato, è arrivata proprio last minute questa novità, no? Che veniva concessa la possibilità ai sindaci che erano al secondo mandato, come nel tuo caso, di poter ricandidarsi per il terzo. Ricordiamo, riguarda i comuni sotto i 15.000 abitanti e quindi Castiglione Fiorentino ci rientra, insomma, per poco ma ci rientra. Avevi già preparato gli scatoloni? Già... Sì, sì, al trasloco. È una frase che ho detto, simbolicamente gli scatoloni erano prefigurati nella mia testa, perché ho fatto 10 anni, ho dedicato 10 anni della mia vita, l'ho ritenuto e lo ritenevo un periodo anche congruo, per cui iniziavo seriamente a pensare al dopo sindaco. Pochi mesi prima della scadenza è arrivata questa norma che ha riguardato appunto i comuni sotto 15.000 abitanti e i comuni sotto 5.000, voglio ricordarlo, perché in quel caso i sindaci dei comuni sotto 5.000 abitanti non hanno più vincolo di mandato, quindi lo possono fare in eterno il sindaco. Io a questo punto dico che mi accontento di farlo 3 volte, non credo e spero che non ci sia di nuovo un cambiamento last minute della legge elettorale. Bisogna sapere a volte accettare anche certe condizioni esterne, no? Che non avevi preventivato. Io sono stato di nuovo felice di mettermi al giudizio dei cittadini di Castiglione Fiorentino, di aver avuto un largo suffragio, addirittura superiore a quello delle 2 tornate elettorali precedenti. È comunque una responsabilità, delle elezioni me ne sono già dimenticato, delle questioni sul
sull'agenda, sul tavolo, ecco, già quella della scrivania del sindaco Cassio Fiorentino è già piena di questioni da affrontare, di questioni anche da risolvere, come fa parte della vita dei sindaci. Io mi auguro che dopo i primi due mandati, il primo caratterizzato dall'uscita della fase di dissesto del Comune Cassio Fiorentino, il secondo caratterizzato, condizionato anche dalla emergenza pandemica, io mi auguro di vivere 5 anni in serenità che possano permettere di portare a termine interventi, opere che abbiamo in cantiere e soprattutto che non ci siano questi eventi straordinari. Insomma, chi poteva immaginare una pandemia, tutti chiusi in casa, l'economia che si ferma, che incubo, il turismo azzerato, cioè non è molto tempo fa, era 3 anni fa, ce lo ricordiamo che aspettavamo la sera le notizie per sapere se superavamo il confine, se da Castel Fiorentino potevamo arrivare a Arezzo oppure ci saremmo dovuti fermare prima, cioè se potevamo andare in farmacia. Ecco, io tutto quello non l'ho rimosso, lo considero una ferita, e dalla quale però in generale il pianeta si è ripreso con delle conseguenze, perché restano. Però mi è piaciuto lo scatto d'orgoglio della nostra terra, in particolare dei castiglionesi, degli aretini, della Toscana in generale, perché comunque gli italiani, anche nei momenti di sofferenza a cui sono abituati, magari ci fanno dell'ironia sopra, no? Ci si autoschernisce, però siamo in grado di rialzare e di rialzarci e di venire via, di venire fuori da queste situazioni. Ecco, io mi auguro di non venire via da situazioni così pesanti come è stata quella della pandemia. E poi dopo, finita la pandemia, è arrivata l'invasione della Russia nei confronti dell'Ucraina, con quell'impennata, l'abbiamo ricordato proprio in apertura, quindi insomma un periodino per niente piacevole. Ci fa capire quanto debole sia anche un po' il sistema mondiale, no? Perché basta qualcosa di imponderabile a mandare un po' tutto all'aria, perché ci siamo sentiti veramente deboli, insomma. Assolutamente sì, gli effetti del caro energetico, per esempio, si sono riversati sulle famiglie, si sono riversati sulle imprese e si sono riversati anche sulle amministrazioni comunali. Se noi consideriamo che tutto quello che è stato aumento di costi per l'energia, per il riscaldamento delle scuole, piuttosto che anche degli edifici pubblici, sono state sicuramente per tutti gli amministratori tra le variabili di bilancio più importanti in questi anni, dalle quali ancora mica siamo usciti. Cioè, noi dobbiamo ora, fuori da quell'emergenza, dobbiamo pensare, senza piangersi addosso, come trovare e dare delle risposte. E qui si comincia a entrare sul mondo delle rinnovabili, tutto quello che il decreto energia prima, il decreto agricoltura poi, prevedono anche per l'installazione di pannelli solari a terra, piuttosto che l'agrivoltaico. Insomma, qualcosa bisogna fare. Una volta si dipendeva dagli arabi, cioè oggi non si può dipendere dai russi e dagli ucraini, che sono quelli che magari non mandano il grano e quindi se non arriva il grano aumenta anche il costo del pane e della pasta. Cioè, noi dobbiamo riuscire ad essere non dipendenti sicuramente da altri fattori e da altri paesi. Prima di chiudere la prima parte ti voglio fare una domanda su questa notizia proprio dell'ultima ora. Se ce la puoi confermare, di questo incarico, insomma, prestigioso. Nel momento in cui noi stiamo registrando questa trasmissione, te immagino che ancora stai, perché la cosa non è ufficiale, no? Ce ne vuoi parlare? Ma aggiungo anche inaspettato. Si è prefigurata questa ipotesi di un mio inserimento nel consiglio di amministrazione di Invimit SGR, una società di gestione di fondi immobiliari chiusi dello Stato, nella cui compagine
è stato indicato il mio nome e con una serie di requisiti che ho messo a disposizione dal punto di vista curriculare, si va verso l'insediamento in questo consiglio di amministrazione e sarà per me un'esperienza nuova che, per dire la verità, riprende un po' quello che è stato il mio percorso professionale degli anni precedenti all'incarico. All'incarico di sindaco. Io ho una formazione bancaria, vengo da quel mondo lì, sono stato iscritto all'albo dei promotori finanziari, ovviamente non ho una conoscenza, una consapevolezza del valore degli immobili dello Stato, perché di questo si parla, come tutte le cose, con tenacia, anche con dedizione, cercherò di apprendere bene il compito che mi viene assegnato e di farlo con lo spirito con cui di fatto ho gestito la cosa pubblica nel mio comune. Quindi alla fine sono stato amministratore di un comune, sono amministratore di un comune, qui si chiede forse qualcosina in più, vediamo di superare questa la prova e portare in alto il nome degli aretini, che fanno qualcosa di utile, speriamo di riuscire. Non abbiamo nessun dubbio, perché poi a tutti gli effetti sei Super Mario, insomma. Uno non è che gli affibbiano un nome così. Sì, a caso, insomma, Super Mario è Super Mario, guarda. È un nome ormai che mi accomuna e l'ho preso sempre con il sorriso. Mi è stato attribuito probabilmente per la mia capacità di essere presente e in modo anche assiduo in tante situazioni, in tanti appuntamenti, onorando tanti inviti, quindi questa volontà, questa abnegazione nel rendermi disponibile ha fatto sì che ci sia avuto questo appellativo. Insomma, per molti sono Super Mario e quindi fa piacere, perché è anche un personaggio che è conosciuto anche dai piccoli, no? Quindi, quindi in una foto su Facebook sai, anche un po' giocato, no? Vestito un po' da Super Mario con la moto. Assolutamente sì. Allora, noi ci fermiamo un attimo, restate con noi a fra poco per la seconda parte di In Onda con Mario Agnelli. Seconda parte di In Onda con, siamo con Mario Agnelli, detto anche Super Mario, come abbiamo ricordato alla fine della prima parte. Sei stato eletto 10 anni fa con una lista civica, forse sei stato uno dei primi sindaci, no? Questa poi è diventata un po' una tendenza. Questa probabilmente è un segnale particolarmente importante, che le persone sono un po' stufe dei partiti classici legati a certe dinamiche. Credo di sì, io credo che sono stufi dei partiti che impongono, ma non dei partiti che propongono. Io dico tranquillamente che nel 2014, per la prima volta, perché stiamo parlando di liste civiche del centrodestra, in quella tornata ci furono Subiano e Monterchi, le uniche amministrazioni conquistate, se vogliamo dire, dal centrodestra, ebbi una sorta di carta bianca dai partiti nell'allestire una lista civica che potesse coinvolgere esponenti della società civile non necessariamente schierati nei partiti. Ecco, questa formula, che non è andata in contrapposizione, ma è andata in sinergia, no? In data di pari passo, ha consentito un'affermazione alla mia lista, al sottoscritto, e di fatto non ha calpestato neanche la dignità dei partiti, perché poi rispetto alla nascita di questi soggetti civici ci sono partiti che magari si contrappongono anche nella stessa area politica. Io devo dire che, signor Trentino, ho avuto credito, ho avuto
possibilità di muovermi, e ho ripagato questa fiducia con dei risultati che poi non sono certamente stato io la causa, ma dal 2014 in avanti, un pezzo alla volta, sono arrivate tante altre amministrazioni comunali che o per la prima volta oppure dopo tanti anni sono state riconquistate dal centrodestra, il caso di Arezzo, il caso di Montevarchi, il caso di Cortona, il caso di Sansepolcro, il caso di Bibbiena. Ci sono state quindi amministrazioni che hanno cominciato a utilizzare un modello, perché i grandi partiti del centro-sinistra e del centro-destra da soli non erano assolutamente in grado di conquistare la maggioranza degli elettori, e questo invece a Castelfiorentino è capitato. E io devo dire che, insomma, mi guardo indietro, un 63% del 2014, un 71% del 2019 e un 75% nel 2024, significa che c'è un trend in crescita, significa che c'è un apprezzamento che non è diminuito né sulle persone ma neanche sulla formula che è stata adottata. Poi sono il primo a dire che se un esponente di partito è valido e è nella condizione anche di dare un contributo, assolutamente deve essere coinvolto, non è che deve essere discriminato uno perché fa parte di un partito, neanche il contrario. Ecco, chi non fa parte dei partiti ha diritto, secondo me, di occuparsi della propria città, della res pubblica, dando il meglio di sé. Questo è quello che abbiamo fatto, quello che è successo anche da noi. Ora non voglio fare un riferimento né al centrodestra né al centrosinistra, faccio un riferimento a livello generale, no? Quest'idea di casta, quest'idea che certi personaggi politici vivano in un'altra dimensione, che non è certamente quella di noi comuni cittadini, siamo tutti comuni mortali, ma comuni cittadini che hanno a che fare con i problemi quotidiani. Mi colpì, non so se ci facesti caso, ripeto, non faccio nomi perché non voglio, cioè, sarebbe anche un po' così indelicato, però a un famoso politico italiano, in una diretta televisiva, fu chiesto se conosceva il prezzo di un chilo di pane. Non riuscì a rispondere. Io faccio parte di questa categoria della politica, ma io non voglio neanche essere demagogico nel dire che vengo dalla campagna, vengo da una famiglia di origini umili, con dei principi e con dei valori che mi hanno trasmesso, mi hanno insegnato. Ho cominciato a fare durante il periodo estivo l'aiutante del fornaio per imbustare il pane. Da quell'esperienza ho caricato i container della pasta a mano. Poi ho fatto l'immancabile campagna saccarifera allo zuccherificio di Castiglion Fiorentino. E infine ho fatto anche la guardia antincendio boschiva. Questo per dire che probabilmente anche per i giovani di oggi, casta o non casta, ci si può formare anche dalla strada, cominciando a sudare probabilmente sin da giovani, per avere semplicemente anche la propria autonomia, no? E io non dimentico le mie radici, quindi sono lontano da quella gente che considera quei privilegi raggiunti come qualcosa di dovuto, perché a questo si arriva, no? Non c'è turnover, si parla di leggi elettorali perché ci sia un vincolo di mandato per i sindaci, perché non c'è un vincolo di mandato per quelli della casta che stanno 30, 40 anni, magari sempre nelle stesse posizioni di predominio e di controllo. Purtroppo, così facendo, è normale che la gente si disaffeziona alla politica e la vede più come una sfida di calcio, no? Vediamo chi vince tra centrodestra e centrosinistra. Adesso i riflettori sono accesi sulle elezioni presidenziali in America, come vedete siamo a luglio, è solo un gran parlare di elezioni, come se il mondo non dovesse vivere di altro. Un po' è anche questo quello che ci meritiamo, no? Le elezioni sono un momento altamente democratico per scegliere i migliori che ti dovrebbero rappresentare. Purtroppo spesso non lo sono. Quando non lo sono? Quando tu vai a votare, ma in realtà hanno già deciso
chi deve essere composto, Parlamento, Senato, eccetera, eccetera. E queste sono le cose peggiori, cioè poter indicare con una croce e con una matita il nome di colui che vuoi che ti rappresenta è un diritto che oggi non abbiamo, soprattutto in certe elezioni. Passando lì dal raccordo, mentre insomma stavi parlando, ho visto il cartellone, il manifesto di questa iniziativa che ci sarà a cavallo di Ferragosto, ma è una delle tante, no? Il Vintage, il Festival del Vintage. Però insomma le iniziative che portate avanti sono davvero tante, forse se ne perde un po' il conto. Siete sempre attivi. Si va sempre a cadere lì, Super Mario. No, mi fa piacere che lo noti e sono contento che sia così, perché abbiamo cercato nei limiti del possibile da sempre di calendarizzare, non è un segreto, questo è un metodo di lavoro, di calendarizzare i nostri appuntamenti, le nostre iniziative o quelle che ci vengono proposte, in maniera che il paese sia sempre in grado di offrire un'iniziativa, qualcosa di attrattivo, che poi magari può interessare una parte dei cittadini o piuttosto che i turisti, ma che ci sia sempre qualcosa. Allora, il Vintage nell'estate castiglionese rappresenta probabilmente il momento, il picco più alto di visite, perché veramente il paese è invaso dal 14 al 18 di agosto quest'anno, quindi a cavallo di Ferragosto, contro un periodo dove era rigorosamente tutto chiuso per ferie Castiglione Fiorentino. Ma prima del Vintage abbiamo il Castiglioni Film Festival dal 24 al 28 di luglio, abbiamo tutta una serie di iniziative che comunque rendono, come dire, attrattivo per i giovani, ma anche per coloro che sono di passaggio, e quindi sicuramente non ci siamo inventati niente, ma abbiamo portato nel calendario delle nostre iniziative sempre qualcosa di interessante da scoprire. Castiglione Fiorentino è anche il paese di personaggi molto noti. Ora io credo che questa domanda te l'abbiano rivolta in tanti, questo rapporto difficile tra Castiglione Fiorentino e forse il personaggio più famoso in assoluto, che è Roberto Benigni, questa statua e questo invito che lui, non diciamo che ha declinato, ha sempre ignorato, però te ci hai parlato per telefono. Io l'ho conosciuto solamente una volta, ma in modo incontro pubblico, quindi non ho scambiato particolari parole. Devo dire che non l'ho cercato, ma si è fatto vivo lui nel momento degli auguri che io avevo fatto attraverso i social, avevo rivolto gli auguri piuttosto che per alcune precisazioni che riguardavano la sua famiglia, delle quali lui si è voluto sincerare, e tutte le volte nel solito metodo mi è arrivata una chiamata dalla sua segreteria che mi ha messo in contatto con Roberto Benigni, il quale ha dimostrato di sapere di Castiglione Fiorentino benché l'ha lasciato in tenera età, aveva 6-7 anni quando se n'è andato con la sua famiglia che è emigrata verso Prato. Però particolari delle frazioni, di quello che si ricorda della mamma piuttosto che del babbo, dimostrano che era un castiglionese. Ora, il nostro rammarico, ma non è solo il mio, perché insomma anche i miei predecessori che hanno dedicato una statua a un vivente, no? Che è una cosa già particolarmente forte, vorrei dire anche coraggiosa, e poi si sono trovati ad essere praticamente snobbati, perché si presentò per quell'inaugurazione solamente il babbo e la mamma di Benigni. Beh, dimostra che comunque c'è stato sempre il tentativo della comunità di ricevere e di rincontrare insomma un personaggio illustre che poteva fare molto bene anche a Castiglione Fiorentino da tutti i punti di vista. Quindi questo senso di appartenenza che è forte nei castiglionesi, ma forte negli aretini, forte nei toscani, ha creato sicuramente una divisione sulla quale io ho sensibilizzato fortemente Benigni, pregandolo di considerare che questa sua assenza da Castiglione Fiorentino alimenta anche in me, non gliel'ho nascosto,
insomma, un po' di disappunto, ecco, un po' di disappunto. Poi sentire in qualche trasmissione che lui ha detto che la mamma era originaria, era devota alla Madonna di Monterchi perché andava a San Sepolcro, quando era la Madonna del Santuario del Bagno perché la sua mamma era della frazione di Pergognano. Io tutto questo poi l'ho documentato anche con, l'ho messo a disposizione gli estratti di nascita suo, perché la prima volta che ho fatto, che ho messo a disposizione l'atto di nascita Roberto Benigni è stato proprio il suo, dove il babbo Remigio è andato a denunciarlo al vecchio ufficio anagrafe, dove lì a mano l'ufficiale d'anagrafe ha scritto che Remigio Benigni, accanto a un testimone che era lì per caso, denunciò la nascita di Roberto. E ho dato questi estremi di una cosa che lui non aveva mai visto, e quando mi richiamò mi disse: sindaco, mi hai fatto il regalo più bello di tutti, io non sapevo niente, e gliel'ho messo a disposizione. A proposito di personaggi famosi, ne cito due legati allo sport. Tanto Daniele Bennati, perché insomma, è un grandissimo ciclista, e adesso c'ha questo incarico con la nazionale di ciclismo, tuo grande amico, poi insomma vi ho visto anche pedalare insieme. Alcuni tratti, alcuni pedalato. Tratti, perché sta dietro Daniele Bennati non deve essere una cosa semplice. No. E poi Corrado Viciani, che compianto Corrado Viciani, che è stato un personaggio che il calcio si è un po' troppo, il calcio nazionale si è un po' troppo presto dimenticato. È stato colui che ha introdotto per la prima volta in Italia il calcio totale, quando in Italia non lo faceva nessuno. Hai fatto due esempi, aggiungiamoci anche il compianto Fabrizio Meoni, sì, altro sì, grande castiglionese. Ma mentre direi Bennati sta avendo il suo dal punto di vista anche della gratificazioni, delle soddisfazioni, dei riconoscimenti, insomma, non ultimo il ruolo di commissario tecnico nazionale di ciclismo su strada. Non è che gliel'hanno dato perché è amico del sindaco di Castiglione Fiorentino, gliel'hanno dato per i suoi meriti, i meriti sportivi e anche umani, quindi la serietà del personaggio. Diverso è quello che è capitato invece a Corrado Viciani, un allenatore, vorrei definirlo anche un istruttore di calcio, studiato anche nei banchi di Coverciano, che io ho avuto modo di testare con i grandi Lippi, piuttosto che Ancelotti, Sacchi, che sono venuti a Castiglione Fiorentino per ritirare il premio in suo onore durante il Gran Galà dello Sport Città di Castiglione Fiorentino. Mi sono reso conto che Corrado Viciani è nato troppo presto e la televisione in bianco e nero di quegli anni della Ternana dei Miracoli non gli ha reso giustizia. Perché effettivamente, come dici tu, l'inventore del gioco corto, che si chiama Tiki Taka di Guardiola oggi, o altri tecnici comunque che sono balzati agli onori della cronaca per risultati importanti con un metodo di gioco anche innovativo, dovrebbero comunque riconoscere, e lo fanno in buona parte tutti, riconoscere a questo allenatore nato a Tripoli ma di Castiglione Fiorentino uno dei più grandi innovatori del calcio. Lo sanno bene a Terni, ovviamente, dove è ancora un dio in terra. L'unica volta nella Ternana è stata in Serie A. In Serie A, con una squadra assolutamente, voglio dire, non attrezzata per... Normalissima. Lo sanno bene tutti coloro che lo hanno conosciuto. Lo sapeva perfettamente il compianto Ilario Castagnere, che mi disse: io devo tutto a Corrado Viciani, che lo ha portato con sé a Bergamo, eccetera, eccetera, ma soprattutto che ha trasmesso delle idee. Allora, qual è la missione di un amministratore, non tanto e non solo per il legame che ho con la famiglia Viciani, con i figli piuttosto che con i nipoti? È rendere giustizia a questo personaggio che merita, nonostante le immagini di repertorio in bianco e nero, di essere ricordato a tutti i livelli. E siccome poi sai bene quanto è forte la tradizione degli allenatori di calcio in Toscana, basta pensare all'attuale allenatore nazionale Spalletti, Marcello Lippi, cioè tutti quelli che hanno fatto cose importanti, e ce ne sono, toscani, noi abbiamo questo grande uomo che io ho pensato, l'ho deciso
esattamente il giorno del suo funerale, mi resi conto, quasi nell'anonimato dei castiglionesi, che seppero della morte di Viciani e non stava bene, e come tante persone che se ne vanno, era un dispiacere, ma non era quello che era successo che significava per la comunità di Terni. Mi ricordo che da Terni arrivarono la polizia municipale in alta uniforme, pullman di tifosi al seguito per l'esequio di Viciani. E lì ti sei reso conto che avevi un uomo che poteva dire ancora tanto. E Viciani oggi dice tanto anche dall'aldilà, perché veramente può raccontare tanto quest'uomo. Allora, Fabrizio Meoni, questo è un dolore grande, la scomparsa di questo motociclista che è stato veramente entrato nella leggenda a tutti gli effetti. Eh sì, questo oltrepasso l'ho vissuto in maniera ancora più dolorosa, perché ho conosciuto ovviamente da vicino la famiglia, perché mi sono reso conto, e io l'ho definito più vivo dei viventi, che quest'uomo nel suo silenzio, nel suo anonimato, durante la carriera di motociclista, ma anche di uomo, marito, meccanico, perché poi questo faceva, non amava probabilmente troppo i riflettori, e le sue conquiste sono frutto di sacrifici enormi a livello personale. Poi i suoi gesti di riconoscenza anche verso il mondo che gli è stato generoso, quello dell'Africa, alla quale lui diceva dall'Africa ho ricevuto tanto, devo restituire qualcosa, ha cominciato con le sue anche opere di beneficenza. E nacque appunto anche la Solidarietà in Buone Mani, la Ollus, che ha fatto grandi opere in Africa sul suo nome. Con la morte è cresciuta di misura, sono cresciute le donazioni per questa Ollus, per la Fondazione Meoni che si è costituita. E poi attorno a questo personaggio, io basta che citi la storia della statua sulla rotonda quando si arriva a Castiglion Fiorentino, decisi insieme alla famiglia di realizzare questa statua per ricordarlo anche a passanti e visitatori. La famiglia pose il veto di non investire denaro pubblico su questo intervento, ovviamente fu acconsentita, ma la mole di interventi, di investimenti per realizzare questa statua, frutto di donazioni liberali, del lavoro anche messo a disposizione dallo scultore Lucio Minigrilli, con una collaborazione, voglio dire, proprio popolare, permise in pochissimo tempo, senza denaro pubblico, di raccogliere una cifra vicina ai 100.000 euro per realizzare una statua in bronzo che oggi è diventata la meta di pellegrinaggio di motociclisti da tutto il mondo. Da tutto il mondo. È un po' come la statua che c'è a Cima Coppi, no? I ciclisti si fermano lì a rendere omaggio a un grande sportivo che ha regalato tanto. E lo sport diventa anche un veicolo, tra virgolette, di promozionale, di messaggi positivi, di fair play, ma anche, come no, di promozione turistica, perché in questa carrellata abbiamo parlato di personaggi veramente che hanno dato lustro alla città di Castiglion Fiorentino. Come si dice in queste occasioni, il tempo è tiranno, avrei tante domande da farti, oltre a quelle che ti ho rivolto, però purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Grazie Mario, buon lavoro, ti aspettano altri 5 anni, ma altri 5 anni che sono sicuro farai ulteriormente crescere il territorio, la città e il territorio di Castiglion Fiorentino. Grazie per essere stato con noi. Grazie a te Massimo, il tempo è volato via velocemente, significa che tutto questo è stato un piacere anche per me.